Buongiorno Cipollini, sto in questo periodo girando tantissimi vlog, dovete sapere, alcuni dei quali però non possono uscire perché sono legati a progetti che ancora non sono online, quindi finché non saranno fuori questi progetti io non posso far uscire questi vlog, ma forse fine settimana riesco a far uscire, o inizio della prossima, vedremo quello che sto girando adesso, perché è un vlog che racconterà un pochettino un'esperienza interessante per noi della Monkey Yacht. Alla fine una delle nostre scimmie col cappello, il nostro fotografo, il buon Gianluchino, espone. Hanno dedicato una mostra ad un suo lavoro, una sua opera, che perché è giusto chiamarla una sua opera, col nome che... no, giusto, che è un'opera dedicata alla Mendolea. Per chi di voi non conoscesse la Mendolea, è quella che ogni tanto mi vede rischiare la vita, rischiare l'infarto per raggiungerla, ed è il castello abbandonato, un castello, tutto un villaggio abbandonato, diroccato, insomma, sulla Ionica, dove spesso andiamo a girare video, soprattutto videoclip musicali, perché si presta veramente tanto. E ora sto aspettando il buon Luchino perché andiamo a vedere l'allestimento come procede e se no, la sequenza delle immagini è giusta, se sono state esposte come si deve. Io non sono esposto come si deve, però se sono state esposte come si deve e quant'altro. Quindi ora aspettiamo il buon Gianluca, sperando non faccia troppo ritardo, e si va. Dicono che sono quasi quasi mi porto con me. I don't know, I can feel like that. Oprah. Pete takes a yes or no. Il mio mondo. Sleeping pills. Pieno di cose da merda. Ed eccoci sul set. Mi trovo. Viaggi e avventure alla scoperta di luoghi. Minchia che luoghi. E persone straordinarie. Minchia che persone straordinarie. Esperienza sul campo. Questa è la mia sigla. Vi piace? Se non vi piace, vabbè, così. Di base, io volevo fare una sorpresa a questo tizio qui. Nel senso, ho detto, sapevo che c'era l'inaugurazione della sua mostra, ho detto vado, mi presento, lo intervisto, gli dico le cose, lo faccio emozionare. Ma poi mi ha chiamato perché dobbiamo andare a fare dei controlli sul tutto e come viene, quindi è saltata, quindi sorpresa. Oh, ma oh. Che fai da queste parti? Non lo so, mi trovavo in un punto. Racconto per immagini della ballata della Mendolea, dove ancora si parla il grecanico, cioè il greco di Calabria. La mostra è stata allestita e organizzata dalla Blue Ocean, rappresentata da Francesco Scarpino, che ringrazio ancora. È brutto. Qual è la foto che ti emoziona di più? Forse una delle prime scattate, sì. Questa qui, il castello Ruffo di Mendolea. Quello dove io praticamente mi sento male ogni volta. Ti ho fatto scoprire, sì, esatto. Insomma, lo potete notare dalla foto la bellezza di questo paesaggio. Senza parole, sempre senza parole. Nel frattempo mi sono arrivate una barcata di cose, tutte cose devo recensire tra questa e la prossima settimana, non so come, non so quando, perché ora inizia anche il matrimonio, un casino. E sto vloggando con il nuovo cavalletto della Ulanzi, vi metto qua da qualche immagine, perché cavi seria, molto molto superiore come comodità e da quello che sembra anche come tenuta del Gorillapod. Attenzione! Cioè mi sta dando proprio l'impressione di essere fico. Cioè è proprio stabile, è proprio bello tosto e poi anche col fatto che è abbastanza lungo io riesco ad avere un'inquadratura molto più ampia perché riesco comodamente a stare largo e tanta roba. Ora lo faccio vedere, anzi
Aspetta, lo faccio vedere qua in bagno direttamente. È figo. O no? Guarda, 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 è grande, che gli vuoi dire? Guarda, guarda che bello. Bravi Lanzi, un bel prodotto, bravi Lanzi. Dopo un bel po' al lavoro sul spot, insomma, per Scal, Sila, tutte quante cose belle, ma poi ve ne parlo. In perfetto orario da pranzo, vedi? 16 e 16 è arrivato il buon Pietro Vizzeri. Pietro Vizzeri, un affamato Pietro Vizzeri. Prova con crudo. Sì, è l'ora di giusto, diciamo. Perfetto. A few moments later. Stiamo andando a trovare il bravo Gianluchino che sta mostrando il suo librettino fotografichino. Avete visto prima che sono andati a fare il sopralluogo. Lui si è appesantito. Dice di essersi appesantito, no? Non so come mai. Dice di essersi appesantito. C'è emozione. Immagini tanto. Tanto che si vede. Allora faccio emozionare, fai vedere. Mamma mia. She licked me up and down, that's from head to toe. About to catch a flight, let's go to Mexico. Living in the moment, cause you never know. So now you know, I'm just like Xavier Ruchon with the pep talk. Third time to chomp, third down and they step up. Keep it in go, now we cannot let off. QB, I keep me a pack like breath off. Got them all shook, soon as we tip off. Top of the ranking, yeah, watch how we slip off. Rushing my way, I'ma give them a stiff arm. Hey, that's all I want, that's all. Come de garçon, that's all. Che splendida questa mostra. Certo, sono belle foto, sono bei posti. Per me è la mia vita, perché da quando il professore Minuto mi ha iniettato il germe dell'anima grecanica, questi sono i luoghi della mia vita, sono le persone con cui ho trascorso tanto tempo. Ho scelto di dedicarmi a questo territorio proprio perché non lo conoscevo bene, da buon reggino. E allora ho deciso di concentrarmi sulla spina dorsale della vallata, che è la Fiumara. Da lì ho fatto un percorso a risalita, diciamo, dalla Foce alla Sorgente. E ho avuto la possibilità, insomma, di conoscere una comunità ricca, appunto. E se ne va! Claudio Marra se ne va, deluso perché non l'hanno fatto entrare. Ha le orecchie da yoga. Or dunque, ragazzuoli, praticamente è tutto fatto, è stato un bello, intenso, breve ma intenso. Ci hanno cacciato a un certo punto perché dovevano chiudere, ma va benissimo così. Io vi ricordo che mi trovate su Facebook e su Instagram, mi cercate Maurizio Benesse Filmmaker. Se vi è piaciuto questo video, se volete per qualche motivo supportarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto ditelo ad amici e parenti da tutto il globo terracqueo. Noi ci vediamo in un prossimo entusiasmante, fantasmagorico vlog. Ciao, cipollino.